Be Myself and I è anche il titolo di una ballata bellissima di Billie Holiday, che in qualche maniera trasformiamo perché l'I finale della ballata è l'io, e noi lo scriviamo come I, occhio, e il greco e. Ed è l'occhio che in qualche maniera determina un'immagine insieme all'I. La fotografia come linguaggio universale, prodotta, condivisa e consumata in maniera pervasiva. Si accende così la dodicesima edizione di Cortona on the Move, il festival internazionale della fotografia protagonista dal 14 luglio al 2 ottobre. Autori e autrici da tutto il mondo e stili fotografici da tutto il mondo, scritture fotografiche, archivi fotografici, fotografie che vengono dai social network e invaderemo in maniera pacifica Cortona in un percorso vertiginoso di racconto fotografico e con gli autori e le autrici presenti. E tantissime attività parallele, dalle letture portfolio fino a una serata in teatro con Cortona on the Move on stage. In arrivo fotografi da ogni parte del mondo, decine le mostre dislocate tra il centro storico della città, la fortezza Medicea del Girifalco e la nuova location, la stazione C a Camucia. È il magazzino, il vecchio granaio della stazione di Camucia che vedrà per la prima volta la mostra on the move. Quindi tutti coloro che arriveranno in treno potranno da subito, con i primi passi, assaporare la bellezza della mostra stessa. Quest'anno poi in programma anche la prima edizione di Cortona on the Move Award. Si tratta di un premio che rientra nell'ambito della produzione verso cui Cortona on the Move si orienta sempre di più. Rappresenta infatti uno dei principi guida su cui il festival basa la sua nuova vision.